La mattina dopo. Buongiorno. Oggi inizia la leggenda dell'eroico Hop. Dai, Freak, vediamo chi arriva prima allo stadio di Steventon. Ovviamente. Ti pareva che Hop non andasse subito a scheggia verso lo stadio? Non poteva che essere altrimenti. Quindi oggi andiamo verso la palestra, verso la cerimonia d'apertura, vediamo che cosa succede. Se vuoi posso accompagnarti allo stadio. Vabbè, era lì accanto comunque. Era proprio a 2 metri. Presto, la cerimonia sta per iniziare, ma io non mi dovevo mettere la divisa. Magari la mette lui da solo adesso. Vediamo un po' com'è questa cerimonia di apertura. Stadio Steventon, là c'è Hop. Benvenuto. Ok. È il momento di cambiarsi. Era proprio quello che stavo dicendo. Ok. Ed eccoci qua con la nostra divisa numero 10. Yes. Ottimo, la divisa ti calza come un guanto. Lasciatelo dire, il numero 10 è proprio una scelta azzeccata, ti dà un'aria fiera. Bene, ora sta per cominciare la cerimonia di apertura. Signori, ci siamo. Cerimonia di apertura. Eccoci qui. Ci sono anche personaggi nuovi che non conosciamo. Signore e signori, sono Rose, il presidente della Lega Pokémon. Lo so, l'attesa è stata lunga, sia per voi qui riuniti, sia per voi che ci seguite a casa, ma ora è giunto il momento che stavate aspettando. Sta per iniziare l'evento più caratteristico della nostra regione. Dichiaro aperta la sfida delle palestre di gara. 8 sono i capi palestra da sconfiggere, di Galar ovviamente. E 8 sono le medaglie da conquistare. Solo chi si rivelerà all'altezza di questa impresa potrà accedere alla Coppa Campione e puntare ad affrontare il campione di Galar. Parla molto veloce però. Molto bene, capi palestra, fatevi avanti. Parla molto veloce però a volte fa delle pause lunghe, quindi non sapevo come leggerlo, se lentamente o velocemente. Ma comunque, poco importa, ci siamo. È arrivato il mostro. Il mostro. È arrivato il nostro momento. Non siamo da soli. Ma quella lì quanti anni ha? Scusa. Il coltivatore di vittorie, esperto di Pokémon Erba, Yarrow. L'onda travolgente della Lega Pokémon, esperto in Pokémon di tipo acqua, Azzurra. Il veterano ardente come la brace, esperto di Pokémon di tipo fuoco, Kabu. È proprio un veterano. Il prodigio del karate di Galar, esperto di Pokémon di tipo lotta, Fabia! Esclusiva! La favolosa incantatrice, esperta di Pokémon tipo folletto, Oppi! Il demolitore granitico, esperto di Pokémon tipo roccia, Milo! E il non plus ultra dei capi palestra, il signore dei draghi, Laburno! Purtroppo ne manca uno, beh, in ogni caso. Ecco a voi, i vostri fantastici capi palestra, l'orgoglio di tutta Galar! Che ingresso. Che ingresso. Ok. Ed eccoci qui. Per la prima volta. Al cospetto di tutto questo pubblico. Pronti per iniziare questa sfida delle palestre. E non siamo nemmeno da soli. Ci sono un sacco di altri ragazzi come noi. Ok. Molto bella questa cerimonia. Wow, ma ci pensi? Abbiamo calpestato il suolo di uno stadio Pokémon. Non so come dire, una sensazione impareggiabile. Sono tutto un fremito. Hop, Freak, la vostra avventura è ufficialmente iniziata. Oh, guarda chi abbiamo qui. Due allenatori sponsorizzati da Dandel. È un piacere conoscervi. Mi presento, sono Rose. Oh, e avete già anche un polsino Dynamax. E così le Desio Stelle vi hanno guidati fin qui, eh? I polsini Dynamax sono il vanto della mia azienda. Non so se lo sapete, ma sono stati messi a punto nei nostri laboratori. Che dire, ottimo. La sfida delle palestre di quest'anno si prospetta particolarmente interessante. Tutta la regione di Galar verrà pervasa dal più fervido entusiasmo. Questa competizione è anche un'ottima occasione per fare bella mostra del Dynamax. Bene, ora purtroppo devo scappare. Ok. Grazie. Grazie.
Il presidente è particolarmente di buon umore oggi. Tornando alla gara, ragazzi, cominciano per voi i giorni di intenso allenamento. Ricordate che non basta avere Pokémon in forma per vincere, dovete anche affinare le vostre abilità personali. Ora, mi dice, ok. La sfida delle palestre richiede di affrontare i capi palestra secondo un ordine preciso. La nostra prima tappa sarà Turfield, e per arrivarci dobbiamo passare per il percorso 3. Ok. Signori, andiamo. La sfida delle palestre consiste in affrontare le 8 palestre, medaglie si ottengono con... Ok. Questa cosa è standard. Ok, comincia la nostra vera sfida delle palestre. Dobbiamo andare verso sinistra nel percorso 3. Superare, credo, una miniera. O forse per adesso si salterà, non lo so. Un regalo? Vediamo. Un regalo da parte del presidente. Che sogno. Scusa, dicevo, il presidente ti concede l'uso del volo taxi. In breve da ora potrei spostarti in volo. Ok, il volo taxi permette di raggiungere in un batter d'ali tutti i luoghi che hai già visitato. Ottimo. Il volo taxi avrà la possibilità di andare in battibaleno in qualsiasi posto di Galar, trasportato da un Corviknight. Ok, mappa città. Ok, perfetto. Sì, questo... Ok. Questo più o meno l'avevamo capito. Grazie. Wow, grazie. Ciao ragazzi, grazie mille. Grande, sì. Dai, non fermarti mai, sei tutti noi. Che grandi, ci abbiamo pure il tifo. Non come Mary, però ci abbiamo il tifo pure noi. E questi bambini, voi non ti fate per me? Magari ci riuscite a trasformare in una palestra. Ok, qui. Tu. Sei proprio per raggio, ma guardalo. Ok. Ah, c'è un altro centro Pokémon qui. Credo che i miei Pokémon siano tutti bene. Vediamo. Io direi di... Ops, cosa ho fatto? Ah, ok. Sono entrato nel box. Direi di mettere per primo qualcun altro, tipo per esempio Nuzleaf, giusto per cambiare. Tu, sveglia! Ok, sì, comunque stanno tutti bene e il centro Pokémon è uguale a tutti gli altri. Hey, Hope! Che idea? Sì, dai! Lotta? Ok, lotta. Lotta contro Hop. Ci sta. Parte la sfida di Hop, allenatore. Manda in campo. Vai, Nuzleaf. Ok. Vediamo chi tra i due ha le carte in regola. O io o tu. Lotta. Beh sì, lui non fa tantissimo in effetti, eh. Però proviamo rotolamento. Ok. Anche lui rotola. E adesso... Ok. Certo, devo continuare a utilizzare il rotolamento. Faccio sempre più male. Ruggito. Vai ancora. Rotolamento. The last one, spero. Dai, yes. Ok. È il primo andato. A differenza di un certo Flash, Nuzleaf è riuscito bene nel suo intento, nella sua prima lotta. Ok. Scorbunny? Scorbunny chi? Scorbunny cosa? Drizzile. Idropulsar. Non vedo l'ora di vedere anche l'evoluzione di Scorbunny. Di Hop, ovviamente. Sì, ormai questa battuta l'hai già detta. Ormai i tipi li conosciamo molto bene. Ok. 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 Rookie D, cambiamo Pokémon. Allora, Flash. È arrivato di nuovo il tuo momento. Mi raccomando, non fallire, ok? Ti sto dando un'altra opportunità, Flash. Lui è pure già mezzo... Ok. Mi raccomando, Flash. È tutto tuo. È tutto tuo. Puoi farcela assolutamente. Vai, lotta. Elettrococcola, vai. Ah, beccata, è pure più veloce, va bene. Elettrococcola, vai. Non gli fa molto, non gli fa molto. Vabbè, elettrococcola. In effetti
ha una potenza base molto bassa, però paralizza, quindi ci sta. Vai, ancora, elettrococcola. Col mio sguardo. Ok. Dai, ce l'hai in pugno. Ce l'hai in pugno. Questa pozione non ti salverà, oh. Ormai è finita. Elettrococcola. Ok. Brutto colpo, questo perché tu hai utilizzato la pozione. Esatto, proprio brutto colpo, quello che ho appena fatto. Elettrococcola. Vai ancora. Yes. Yes. Bravo Flash. Bravo Flash. Ce l'ha fatta il mio caro Flash. Yes. Ti devi dare un po' una svegliata. Devi farlo evolvere quello Scorbunny comunque. È proprio vero che il mio rivale non perdona. Guarda, per esprimerti tutta la mia ammirazione ti regalo la mia carta. Così. Ok. Ok. Io, Hop di Furlongan, sarò il prossimo campione di Galar. Poi verrai spodestato immediatamente da me, Frake, campione assoluto. E si va, percorso 3. Grazie. Grazie per questo aiuto. Grande fungo. C'è un Vulpix. Ti ho preso, stava despawnando. E invece. Allora, Nuzleaf contro Vulpix non è proprio il massimo. Quindi switcho in sempre Drizzile. Però vado di botta, non vado di Hydro Pulsar, perché altrimenti gli faccio troppo male, credo. Proverò a prenderlo questo Vulpix, sempre per cercare di averne tanti di Pokémon. Vai così, altra botta. Ok. Inibitore. Oh no, non ho più botta. Come farò adesso? E borsa. E Pokéball. Vai. Vai con la Pokéball. Uno. Due. Tre. Preso. Preso anche Vulpix. Preso anche Vulpix. Basta, Drizzello, lo devo togliere dalla prima posizione. Sta volando come livelli. Non è possibile. Non è possibile. Ok. Allora. Facciamo così. Togliamolo subito. No. Facciamo così, così. Ah, già avevo messo Nuzleaf in effetti, perché mi era capitato Vulpix che avevo cambiato. Ok. E tu? Gossifle. Ragazzi, qua non ne esco più con tutte queste catture, comunque. Prima fare assorbimento. Troppo poco. Ci volevo andare piano, però credo che... Ok. Beh, poi gliela, ma anche lui non dovrebbe farmi tantissimo. Ok. Pokémon. Credo che lui possa invece fare tantissimo danno, ma lo buttiamo in campo lo stesso. Profumino. Ok. Lotta. Beccata. Se non lo shotti provo a catturarlo. Se ti pare che lo shotti. Lanugine. Allora, foglie lama. Pure brutto colpo. Ok. Credo che un'altra beccata gliela posso fare prima di poterlo catturare. Vai così. Appelo. Appelo, davvero. Ok. Corsa. Pokéball. Vai. Ne ho 12, credo che mi bastino, non lo so, in questa zona. 1, 2, 3.
Preso. Preso anche Gossip. Ok. Allora, non diamo un soprannome a Gossifler. Io penso che adesso, a meno che non trovo qualcuno che voglio inserire in squadra, non vado a cercare i selvatici. Vado solamente ad affrontare gli allenatori. Ok? Ok, parte la sfida di Carla, teenager, che manda in campo Vulpix. Ok. Peccato perché avevo un Azlif. Lo devo ancora una volta switchare. Devo mettere di nuovo lui. Attacco rapido. E andiamo di idropulsare. E ancora attacco rapido, ok. Dai, secondo me lo sciotti. In un unico colpo. Yes. Okay. Ok. Ciao cara. Ciao cara. Ciao cara. Allora. Allora, andiamo avanti. Qua ci sono un paio di Pokémon, ma stanno scappando. Io volevo prendere questo. Curable, va bene. Non mi interessa molto. Ok, altra allenatrice. Vamos. Ce n'è un altro anche lì davanti. Le lingue, l'informatica e i Pokémon. Ok. Lea, studentessa. Pancham. Non credo che mi convenga lasciare lui. Quindi facciamo Woodley. Dai, Rookie D. Azione. Beccata. Ribaltiro. Rookie D. Vabbè. Flash. Flash, mi raccomando, Flash. Mi raccomando. Non gli fa niente. Non gli fa niente. È il full para, ok. Ma non gli toglie nulla. Morso è poco efficace. Posso provare azione, ma... Ah, non gli fa niente, Flash. E azione anche Pancham. Si va di azione, Qui. Una sfida proprio da altri tempi. Vai, azione, sì. Brutto colpo, vai Flash, sì. E azione anche lui. E azione anche io. Vai con azione. Bravissimo Flash. Poi adesso mi sa che abbiamo anche la miniera. Ok, grande Lea. Sì, forse dovresti non studiare più Pokémon, catturarne un po' di più perché... Cioè, solamente uno. Oh, piano 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 piano. Allora, vediamo se qua c'è qualcuno. Ma tu da dove sei spuntato, Macho? Facciamo così. Via. E qui? Ah, ok, per montare la tenda. Qui c'è un oggetto abbastanza interessante. Questi cosi vanno velocissimi. Se mi fanno passare, magari. Help. Via qua. Bambino? Bambino? Umiltà, bambino. Ok. Ah, invece sembra un po' conservati che un allenatore. Vediamo. Vediamo. Vediamo se dare colpi al microfono mi aiuta a vincere queste lotte. Pidiu. Nuzleaf in questo percorso non sta servendo a niente quasi. Credo proprio. Pokémon. Rookie D è davvero con poca vita. Però vabbè, dai, proviamo lo stesso. Proviamo lo stesso con Rookie D. Assorbimento non dovrebbe farmi molto. Ok. E vai di beccata.
Stai, evolviti adesso. Evolviti. Assorbimento. Evolviti, Rookie D. Vabbè, quanto recupera? Uno. Lotta, beccata. Vai, Rookie D, voglio l'evoluzione adesso. Voglio l'evoluzione. Voglio l'evoluzione. Ok. Rookie D vorrebbe imparare spennata. Sì, sì, va bene. Spennata è meglio anche di beccata. Attacco e precisione ci sta. Ok. Facciamo al posto di beccata, sì. Ok. Vuole imparare boato. Ma vabbè, dai, boato. Poco importa, poco importa. Ok. Gossifleur. Vuoi cambiare Pokémon? Credo che debba farlo perché ho troppo poca vita. Però non lo voglio fare perché anche per Gossifleur magari riesco a shottarlo in un colpo, visto che adesso ho spennata. Quindi lotta spennata, vai. Vai, 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 buttalo giù, buttalo giù. Yes. 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 Ci siamo. Ci siamo. Vai così. Che rabbia. No, non si è ancora evoluto Rookie D. C'è Sonia. Ehi là, sfida palestra. Ma perché non mi chiami Frank? Ti ho visto la cerimonia di apertura. Che emozione vederti in campo. Eh? Dov'è Hop? È andato avanti. Non riesce a stare fermo un secondo. Sta smaniando dalla voglia di superare suo fratello. Ora che ci penso, una cosa interessante da dirti. Ok, c'è una fabbrica. È piccolina. Li vengono trasformati in energia i minerali estratti dalle miniere alla fine del percorso 3. In altre parole, Rosso si occupa anche di fornire energia a tutta Galar. Addirittura. Spesso non so bene cosa pensare di lui, però di una cosa sono certa. Quel tizio ha talento da vendere. Ora ti lascio andare. Ok. La fune di fuga. Mi sa che è per la miniera. Ok. Grazie, questa è una cosa molto utile. La strada verso Tuffield è lunga, ma il viaggio è parte della sfida. Ok. Allora, vediamo un po'. Qui, visto che c'è qualcosa, revitalizzante, ok. Lui è nuovo. Lui è nuovo, vediamo un po'. Rolly Coley. Rolly Coley, cos? Rolly Coley. Assorbimento contro Rolly Coley. Comunque sembra carino. Ovviamente è di roccia, quindi Rapigiro. Aumenta la velocità, ok. Io proverei a catturarlo. Sembra bello gagliardo lui. Sembra proprio uno che sa il fatto suo. Uno. Due. Tre. Bam, preso. Preso anche Rolly Coley. Ok. Ok. Per esempio John non l'ho mai usato. No. No, via. Per adesso li prendo perché sono nuovi, ma non so se utilizzarli. Allora, intanto io qui dietro avevo visto che c'era un'allenatrice, ma c'era davanti anche una Pokéball. E poi dopo si può andare sulla sinistra. Quindi vediamo. Allora, proviamo a fare assorbimento. Ok, non gli fa tantissimo ovviamente, però vorrei tenere Nuzleaf. Graffio. Proviamo con rotolamento, che più attacco e più fa male. Vai ancora. Bam. Oh yes. Oh yes. Va bene, no, non lasciamo lui. Squawit.
Rotolamento, ancora, sì. No, ha evitato l'attacco. Come ti sei permesso? Come ti sei permesso? Allora, farei ancora rotolamento. Mi sembra abbastanza buono. Mi piacerebbe avere Miltank con il rotolamento e... per emulare qualcuno. Ok, mi ha diminuito la difesa, ma... Bam. Ok, forse il prossimo riusciamo. Mi ha abbassato la difesa, quindi mi fa molto male adesso. Vai, rotolamento! Buttalo giù! Yes! Ok. Ok. Sì, ma non fai una bella figura se perdi, quindi... Allora, ah, qua c'erano anche delle bacche. Qua prendiamo MT37 picchiaduro. Ok, e poi facciamo qua. Scuotiamo. Una bacca pesca e una bacca kaki. Una bacca... Facciamo scuoti ancora. Una bacca frago. Ma smetti, dai, perché l'altra volta... L'altra volta poi c'era un Pokémon e si è preso tutto, quindi non rischiamo. E si è preso tutto nonostante io l'avessi battuto. Salve, policeman! Mi occupo di consegnare lettere sconfitte. Attenzione, che frase d'effetto dei Dario Postino! Consegno sconfitte! Attenzione, non me la sarei mai aspettato. Allora, contro Delibird non dovrei lasciare Nuzleaf. Però lo lascio lo stesso. Lo so, lo so. Sono impavido. Regalino. Ok, potevi anche ripristinarmi un po' di energia. E invece no. E vamos. Così. Bravissimo Nuzleaf. Bravissimo Nuzleaf. Ok. Chi è che consegnava sconfitte, eh? Sbaldor, è capitata una vittoria. Ciao, va. Qua c'è qualche allenatrice che sta campeggiando. Ah, una bacca liegia. Ah, possiamo entrare anche nelle tende. La tenda di Michela. Entriamo nella tenda di Michela. Ci sono sia i miei... Questo è il mio Nuzleaf. Ci sono anche gli altri. Ah, guardate quanti Pokémon. Va bene, ok. Lasciamo il campeggio prima che arrivi Stoff. Ok, grazie mille Michela, ciao. Allora, qua c'è un altro allenatore. Va bene, facciamo che... Secondo me questa volta posso mettere Rookie D. Ah, anche spennata ormai. Dai, lottiamo anche contro di lui. Isaac. Ah, lo sapevo. Come, scusi, non l'ho visto. È troppo piccolo. Magari poi quando si evolve diventa qualcosa di enorme, assurdo. Però è piccolissimo così. Ok. Super efficace. Ovviamente, perché è un coleotterino. Voglio l'evoluzione di Rookie di Dottler. No, non so chi sia Dottler. Non so chi sia. Potrebbe essere un Pokémon roccia, perché mi sembra... E invece no. È super efficace. Ah, è un altro... Ah, forse è l'evoluzione di quello prima. Ci può stare. Potrebbe essere benissimo l'evoluzione di... del Pokémon di prima. Spennata. Dai, andiamo con la spennata contro Dottler. Evoluzione di Rookie D al 19. Quindi ora siamo al 17, ok. Vorremmo imparare occhioni lucidi. Vediamo che cosa fa occhioni lucidi. Normale, chi la usa guarda il bersaglio con occhi pieni di lacrime e gli fa perdere lo spirito combattivo ricevendo l'attacco, un attacco speciale. Potrei togliere al posto di lega tutto. Non è proprio il massimo, però. Però. Ok, flash.
lo dice che sono più grande di te? Come ti permetti a darmi del vecchio? Allora, qua abbiamo altre roccioline. Qua posso prendere questo. E ci siamo. Pozione, incredibile. Bene, direi di fermarci per un momento qui, all'ingresso della miniera. Poi andremo nella miniera nel prossimo appuntamento. Quindi, mi raccomando, tanto supporto, perché nella prossima puntata entreremo all'interno di questa minierozza paurosa.